Buon pomeriggio a Filippo Graziani, Grazie. che ringraziamo a nome della redazione di Giulia Riva per averci concesso questa intervista. Siamo davanti al bar La Cupola per parlare di questo tuo concerto in onore di Lorenzo Virgilio, intitolato Oltre l'Attimo, al quale tu hai dato subito la tua disponibilità. Com'è Sì. nato il tutto? Ma diciamo che il contatto è nato tramite un amico che io qua, che sia un amico di papà, un amico anche mio, insomma, della famiglia da tanti anni, Marciano, che ci ha messo in contatto, diciamo, con la famiglia. E poi ci sono venuti a parlare quando eravamo ad Ascoli Piceno, credo un annetto fa, una cosa del genere. Al termine del concerto ci siamo parlati, mi hanno spiegato l'iniziativa e insomma, mi è sembrata una cosa bella da fare, quindi abbiamo deciso di prenderci parte. Lorenzo era un giovane appassionato musicista e ultimamente aveva scoperto le canzoni di tuo padre e anche grazie alle tue interpretazioni a cui aveva partecipato in diversi concerti le aveva profondamente amate, tanto che raccontava in quello di Firenze ti aveva conosciuto. Che ne pensi? È una bella cosa sicuramente, purtroppo quando incontri tante persone purtroppo è difficile ricordarsi bene i momenti e tutte le facce, no? Anche se vorrei, però è impossibile. Quindi se diciamo aiutato a far crescere la passione per le canzoni di mio padre dentro un ragazzo giovane, ne sono stato contento. Sono contento. Colpisce ai tuoi concerti che si ritrovano persone che di tuo padre erano insomma, la stessa generazione insieme a molti giovani che hanno scoperto dopo che amano le canzoni di tuo padre. Come te lo spieghi questo fatto? Ma è uno sdoganamento che abbiamo iniziato ormai 4 anni fa, cercando di girare più piazze possibili, più teatri possibili per far proprio conoscere a chi per motivi proprio di età non è riuscito a conoscere, no? Quindi abbiamo cercato di portare quello che era la cosa più vicina a un concerto di mio padre a disposizione di chi non l'aveva mai visto dal vivo. Quindi ovviamente io tendo, essendo io un trentenne, tendo ad abbracciare comunque i miei coetanei, ecco, da un certo punto di vista. Quindi sicuramente quello ha giocato un ruolo importante, ma soprattutto secondo me è la ciclicità dell'importanza che ha il messaggio e un contenuto dentro una canzone, no? Quindi molti giovani adesso hanno bisogno, perché intorno non c'è contenuto nelle cose che passano adesso per i canali più importanti. Quindi si vanno a ricercare le cose e sicuramente papà è un punto di riferimento. Sicuramente una cosa positiva, come tu dicevi, visto cioè, l'assenza di punti di riferimento, si cerca magari in persone che Certo, certamente. Cioè, quando non c'è un contenuto accessibile è necessario trovarlo. C'è chi ha la curiosità e quando c'è la curiosità poi si scoprono tante cose belle. adesso parliamo di Giulianova, ha detto che a Giulianova ha degli amici, quindi tra te e Sì, ho Giulianova c'è tanti un amici a tanti amici, c'è un Giulianova. legame con la città di Giulianova. Anche tuo padre era legato. Sì, beh, di rimando chiaramente, essendo papà teramano e Pur essendo teramano, era legato a Giulianova. sentendomi, sì, ma noi siamo al di fuori. Io ho la mia fortuna che siamo al di fuori essendo nato fuori, per me tornare in Abruzzo, ogni zona intorno a Teramo, comunque per me ha una grande importanza e un grande fascino di riscoperta. Giulianova ho imparato a conoscerla, ci sono venute tante volte perché ho tanti amici ai quali voglio veramente bene e poi ci venivo da piccolo in vacanza, insomma, papà mi portava qua da piccolo, tra l'altro Giulianova ho avuto anche, purtroppo sono legato anche da un avvenimento poco simpatico, che ho avuto un incidente a Giulianova abbastanza pesante, quando avevo 3 anni mi ha investito in una macchina proprio sulla strada principale, quindi c'è, insomma. Certo. Sono tanti, sì, al confine. Quindi diciamo che ho tanti ricordi, ma belli, ma anche qualcuno poco piacevole purtroppo.
però rende, aumenta il legame che hai con un posto, no? Come... Diciamo che io mi sono guadagnato col sangue, diciamo, la stima dei biglietti. Me la sono guadagnata col sangue, la possibilità di dire ci sono stato. Come la trovi Giulianova, visto che la frequenti da un po', come l'hai trovata in questi ultimi anni? Qual è l'aspetto che più ti colpisce di questa città? Io la frequento fondamentalmente di d'estate, perché capito spesso in estate, sia per i concerti, ma a volte anche per puro piacere, quando ho voglia di... Buonasera, gradisce? Provate. E la trovo bene, piena di belle ragazze, un sacco di amici, se vai a mangiare dal Moro e ti passano tutti i problemi della vita, quindi cosa vuoi di più? Ci si può tornare spesso, voglia, magari viverci, però tornare spesso. Chiudiamo adesso, così ti lasciamo alle tue cose. Sì. Dopo questo viaggio in temperie tour, che progetti hai nel cassetto per il futuro, se così ne puoi parlare? Ho un disco quasi pronto, che abbiamo intenzione di far uscire nell'autunno che verrà, un disco di inediti, di canzoni che ho raggruppato insomma, negli anni in cui ho suonato, anche scrivendolo tra viaggi e temperie e altre cose con le quali mi sono cimentato, quindi sono contento, la mia opera prima, quindi speriamo che, insomma, che piaccia alla gente. In bocca al lupo e viaggio in temperie tour per andare oltre l'attimo. Esatto. Buon concerto. Ciao.